E allora cambiamo argomento ed apriamo, come vi dicevo nell'apertura, questo spazio dedicato alla serata tenutasi venerdì scorso al centro sociale di Pisignano Cannuzzo. Una serata ricca e positiva a base di parole, sentimenti, emozioni, sorrisi, poesie, letture e tanto altro ancora. La serata proposta dall'Associazione Culturale Francesca Fontana con Linea Rosa di Ravenna, Sportello Donna Cervia, l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Cervia. La serata è inserita anche quest'anno nell'ampio articolato programma del Comune di Cervia dedicato al tema delle donne e denominato Donna è bella da vivere, con tematizzazioni sulle parole, lo stare insieme e le immagini. Una serata articolata in diversi momenti, il primo dei quali è stata la presentazione del libro Noi non ci lasceremo mai di Federica Lisi Bovolenta, la moglie del compianto pallavolista Bovo. La storia di una donna, una mamma, una moglie e di un dolore immenso trasformato in forza travolgente. Gente, vediamo. Un desiderio invincibile che lascia Aurora. E i nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Angelica. Posso toccare il cielo. Arianna. Si poteva evitare, eccetera. Forse me la sono andata a cercare,
Ma che ci potevo fare se il mio cuore batteva troppo forte? Senza pallavolo non sapevo stare. Spero solo che Federica non si arrabbi troppo con me, né con chi mi faceva fare il mio lavoro, che è anche il suo sport preferito. Quello che mi dispiace tantissimo è che Alessandro, Arianna, Angelica, Aurora e Andrea dovranno crescere senza il loro papà. Vorrei però che un giorno spiegassero loro una cosa, che il mio cuore era così veloce, ma così veloce, che ha seminato tutti gli altri cuori nella salita verso il paradiso dei pallavolisti. Vorrei che imparassero a schiacciare anche loro, forte, senza paura, con tutta la forza oltre la rete, non arrendendosi mai alle difficoltà di chi continuamente mura le nostre passioni. Ogni passione, dalla più piccola alla più grande. Non volevo smettere io, e ho vinto io, perché non ho smesso neppure di fronte all'ultima sirena. Non piangete per me che mi chiamano Vigor. Vigor vuol dire forza. Facile, come dicevo prima, quindi ti svegli la mattina e inizi un po' la tua battaglia, perché ognuno di noi, o la tua partita, chiamiamola forse meglio partita che battaglia, che è un po' forte. E sì, si sta andando avanti con l'associazione, stiamo andando in giro per l'Italia, siamo veramente insieme alla squadra del Noi Non Ci Lasceremo Mai ad accendere questa sensibilizzazione per l'informazione sulla cardioprotezione, quindi i defibrillatori in primis, ma soprattutto corsi, entrare nelle scuole e informare. Questa è la mission, per poi portare con me la mia storia, l'essenza che è il fatto di vivere così, cioè dare valore all'istante, perché alla fine la vita è questo, cioè un attimo che oggi se sprechi una giornata, sprechi una cosa bella e preziosa. Stiamo andando avanti con il progetto Io e Lei con la Pia Tuccitto, quindi il 21 di aprile saremo a Ravenna al Palazzo dei Congressi. Stiamo organizzando e mettendo giù un weekend intenso di luglio, che sarà il 22, il 23 e il 24 luglio. Inizierà il Bovelix, ma la cosa che mi preme di più è che il 22 luglio la sera, inizieremo dal pomeriggio, ci sarà una sorpresa, una mega galattica, che non dico niente perché siamo in fase organizzativa, però segnatevi questi 3 giorni perché secondo me ne vale la pena. Io saluto la mia vita, la mia essenza, i miei magnifici 5, le mie 5A. Ciao Alessandra, Arianna, Angelica, Aurora, Andrea, vi amo mamma, pure papà, ciao. Lei ha puntato molto sul noi, sul fatto che comunque si sente ancora una squadra e sul fatto che comunque il noi la fa andare avanti, e credo che anche questo abbia un po' rappresentato il lavoro del nostro centro antiviolenza, dove noi, quindi le volontarie, le operatrici, tutti le sostenitrici, i sostenitori, tutti coloro che ci supportano, fanno sì che noi possiamo aiutare le donne che subiscono violenza e maltrattamento a intraprendere percorsi molto difficili di uscita da queste relazioni, che molte volte le costringono a vivere in situazioni veramente pericolose anche per se stesse e per i figli, perché noi abbiamo situazioni in cui le donne subiscono delle violenze psicologiche e fisiche molto gravi, molte volte sono sequestrate in casa, sono donne che non possono avere rapporti con l'esterno, donne che non hanno la possibilità di scelta. Ecco, quindi credo che il sentirsi supportate e quindi il non sentirsi sole, ecco perché il noi è molto ricorrente, faccia sì che possano intraprendere queste strade. Una bellissima serata, partiamo da quello che è stato un dato di fatto, tantissimo pubblico, una serata organizzata dall'Associazione Culturale Francesca Fontana, Gianni Grando, assessore di comunità, una grande partecipazione, quella che sottolinea i vostri assessorati che lavorano tutti all'unisono, tutti assieme, il noi della serata di Federica Lisi Bovolenta e anche il voi e noi della vostra comunità di Cervia. È verissimo, penso che stasera sia una risposta straordinaria, perché quando si lavora insieme, noi, si vince sempre. Questa sera, come facciamo da tanti anni insieme a Linea Rosa, Sportello Donna, all'Associazione Culturale Francesca Fontana, abbiamo organizzato questa serata proprio pensandola per dare e trasmettere valori positivi.
Certo che la presenza di Federica Lisboa-Valente è stata un qualcosa di eccezionale anche per la nostra comunità, e perché ha saputo trasmettere dei valori veramente forti, questa capacità di dire dobbiamo far squadra, l'amore vince sempre, e quindi trasmettere messaggi positivi che fa solo bene e fa ben sperare. L'altra cosa che mi piace sottolineare è che in queste serate come queste si veicola anche un altro valore, perché la Federica, così come fa l'associazione culturale, utilizzerà questo libro che è stato scritto come veicolo per promuovere questa associazione che ha creato, che credo che sia importante, e perché riuscire a girare come sta facendo, penso, l'Italia, credo che sia un aiuto per i giovani principalmente, perché devono avere la forza di andare avanti, perché devono avere sempre la speranza nella vita e devono pensare positivo e avere dentro di sé quella parola che è l'amore, che deve vincere sopra ogni cosa. Quindi la forza di andare avanti è uno stimolo che ci serve a tutti per lavorare bene e meglio per la nostra comunità. Oggi, con la straordinaria partecipazione di persone, è stata una risposta proprio che insieme si può fare.